I ragazzi ad oggi, soprattutto in età preadolescente, non si fanno abbastanza domande sull'argomento perché non siamo proprio abituati ad affrontarlo, ecco. Circa il ruolo dei media, io devo dire che c'è da un lato spesso la trascuratezza nell'interessarsi del fenomeno, e questo è sbagliato. Dall'altro, alle volte si rappresenta questo fenomeno secondo dei valori che sono deviati rispetto a quelli veri, nel senso che certe fiction televisive, per esempio, come Il Capo dei Capi o altre cose, hanno prodotto, e mi è risultato personalmente, perché per esempio mi è capitato che in un'indagine fatta a Milano, nelle tasche di un ragazzo che era a capo di una banda di minorenni che operava nei parchi, per esempio, per depredare le persone, per rapinarle, in tasca aveva una copia, un foglio di giornale in cui c'era la descrizione appunto di Rina, del Capo dei Capi, come se fosse qualcosa a cui ispirarsi, un personaggio a cui ispirarsi, un personaggio che naturalmente è negativo. Allora, come diceva Borsellino, della mafia bisogna parlarne sempre, in qualsiasi modo, e questo va bene, però poi, fatta la fiction, bisogna rappresentare anche quelli che sono i valori del contrasto al fenomeno mafioso, e bisogna discuterne, cioè bisogna far sì che ci sia un dibattito su quelle che sono quelle rappresentazioni appunto dei media. Falcone e Borsellino sono dei simboli. Hanno combattuto per anni contro la mafia, si sono esposti e questo gli è costato la vita. E non pensi che lo Stato non abbia fatto abbastanza per proteggerli? Sicuramente, perché sennò sarebbero ancora qui. Per quanto riguarda la strage di Capaci, in cui è stato coinvolto Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, la sua scorta, era assolutamente impossibile proteggerli, perché è impensabile che si arrivasse al punto di mettere dell'esplosivo, 500 kg di esplosivo, sotto un'autostrada da far saltare in aria per colpire Falcone. E quindi, secondo me, quella era assolutamente imprevedibile, mentre prevedibile certamente era la strage di Via D'Amelio, tant'è che nelle testimonianze dei processi che si sono svolti successivamente, gli stessi uomini della scorta di Borsellino avevano più volte richiesto di mettere una zona rimozione dinanzi casa della madre, cosa che per burocrazie varie non era stata mai posta in essere, e che ha portato appunto a quella strage. La loro storia viene approfondita anche nelle scuole, e sono un simbolo che credendoci si possono raggiungere appunto dei risultati, ed è giusto lottare proprio per continuare a lottare per ricordare questi simboli che hanno combattuto questo tipo di guerre. Falcone, per un paradosso naturalmente, diceva che per poter avere un'azione continua nei confronti della mafia forse ci voleva un omicidio eccellente all'anno, naturalmente non lo auspicava, ma era per dire che quando non c'è più la violenza si pensa che il fenomeno non esiste più, e quindi viene meno la consapevolezza e la messa in campo di forze che possano contrastarle efficacemente. È bellissimo parlare nella scuola di mafia, perché se non se ne parla a scuola, dove se ne parla? Io ho incontrato ragazzi nella mia attività sia di magistrato che poi di politico, ragazzi di tutta Italia, quindi con diverse collocazioni socio-economiche. Ho incontrato anche i ragazzi di Scampia, come i ragazzi dello Zen di Palermo o della periferia di Rosarno, e ho capito che che non è indifferente dove si nasce, però tutti i ragazzi hanno la stessa voglia, la stessa curiosità di conoscere, di approfondire i temi, di capire. E beh, questo mi dà la esatta percezione di come sia importante parlare ai ragazzi, fare testimonianza, far conoscere anche questi personaggi, questa parte della nostra storia attuale
che servirà, io spero, per la formazione e il miglioramento di una società migliore.